racconto a mo' di favola. Tanti, tanti anni fa, cioè alla nascita del Festival Trame, una delle obiezioni più ricorrenti che ci è stata fatta è quella che sì, bello il festival, ma 5 giorni, tante esperienze, tanti avvenimenti, tanti ospiti e poi ciao, arrivederci. E la mezza sarebbe ripiombata nel tran tran quotidiano. La Fondazione Trame è nata non solo per dare vita al festival, cosa che sta facendo oramai da 11 anni in maniera sempre più importante, con risultati sempre più apprezzati da chi lo partecipa e lo frequenta, ma ha dato vita a una serie di attività che vanno avanti nel corso dei 365 giorni dell'anno. Da qui il progetto Trame 365, Trame a scuola, il civico Trame, questo luogo come punto di riferimento dell'associazionismo, delle attività culturali della città innanzitutto, ma anche della regione oramai, perché è luogo nel quale si danno appuntamento tanti eventi importanti della nostra regione, è il luogo dove è ospitata la biblioteca Giancarlo Siani, nella quale possono essere effettuate ricerche, possono venire i ragazzi e vengono i ragazzi a studiare, è il luogo nel quale tanti si incontrano, organizzano le proprie attività. Quindi Trame è oramai non solo il festival, certo il festival è il nostro fiore all'occhiello, è l'occasione con la quale Lamezia parla all'Italia e parla di un problema che non è di Lamezia, un problema dell'Italia e non solo, ma poi si impegna quotidianamente nel dare risposte attraverso questi vari progetti che abbiamo messo in piedi, che continuiamo a portare avanti con i ragazzi, con le altre associazioni, con tutte le persone di buona volontà che sono interessate a questo nostro cammino.